Salve di nuovo, questo è il mio secondo video oggi. Oggi è adesso venerdì. Qua sono le 20 e 21, là deve essere mezzanotte 21. E quindi già siete. Già siete alla mattina del sabato e non so se si vota il sabato o la domenica. Dovrete scegliere i rappresentanti regionali perché si vota nei comuni per farvi rappresentare in Europa. Ed io vi chiedo, mi papero un po' ultimamente, devo riprendere la pratica dei video. Da chi vi sentite rappresentati voi? Quali politici vi hanno tradito di meno ultimamente? Avete votato a destra? Avete votato a sinistra? Chi vi ha rappresentato meglio? Che destra e sinistra hanno litigato negli ultimi 20 anni? Che molti di voi hanno 20 anni e non si ricordano come la prima, gli inciucci della Seconda Repubblica? Gli inciucci della Prima Repubblica? In pratica adesso si fanno opposizione nella stessa maggioranza, con Berlusconi che sta nel geriatrico e fa politica, perché in pratica sono stati così buoni e teneri con lui che insomma alla fine non è andato in carcere, non è stato estradito dalla politica. Certo, non può per 5 anni magari ricoprire cariche a livello nazionale, ma intanto sta lì. E tutti gli altri che hanno fatto fallire delle banche a sinistra, a destra, beh, gli danno dei premi. Certo, io sarei tentato, se mi trovassi assieme a voi a votare il Movimento 5 Stelle. Certo, non c'è nulla di peggio e non c'è neanche nulla di meglio. Anzi, perdono, non c'è nulla di meglio, c'è tutto di peggio. Quindi non so che proposte politiche hanno quelli del Movimento 5 Stelle. So solo che meglio di loro non c'è nessuno, peggio di loro ci sono tutti gli altri. Ma non voglio infondervi delle suggestioni, proporvi cosa votare. Tanto io non voto. Se voi votiate, va bene. C'è traffico fuori, motorini. Vabbè, se voi votate sono cazzi vostri. Io voto solo alle nazionali e alle politiche. Perché? Perché non serve, tanto poi decidono tutto loro con gli ultimi referendum che è successo. Beh, e allora in bocca al lupo, crepi lupo. Crepino tutti i maledetti stronzi politici che stanno riducendo l'Italia nostra a quello che è, ma anche con la connivenza di molti di voi elettori che ci avete inciucciato con questa classe politica. Quindi la colpa di come vanno le cose è anche vostra. Li avete scelti, li avete votati perché hanno vinto sempre a destra e a sinistra, sempre gli stessi li avete sempre scelti voi. Vi siete fatti fottere da chi avete voluto voi e adesso vi lamentate, piangete come froci, ma l'avete voluto voi. Certo, bisognerebbe fare qualcosa di alternativo che non giacere supini a questi politici. Forse è per quello che ha funzionato tanto il calcio in Italia, la disciplina del calcio sportiva, tutti in massa negli stadi, tutti a frignare quando c'è un gol nello stesso modo, o a urlare, a incazzarsi, a provare le stesse emozioni quando loro ti dicono che è conveniente provarli come tifoso queste emozioni. Quindi la disciplina del calcio ha influenzato anche nella disciplina dell'elettore. E più avanti spiegherò perché il calcio è un oppio del popolo, come lo è la religione e come lo è anche
i talk show televisivi che sono un oppio del popolo, e come lo è un sacco di cose. Purtroppo anche la tele è un oppio del popolo. Beh, vi lascio. Era per ricordarvi, sabato o domenica si vota. Andate a votare, divertitevi. Poi non vi lamentate che vi prendono per il culo, tanto è quello che vi meritate per scegliervi sempre gli stessi politici, che poi uno non si può scegliere i candidati, perché alla fine li scelgono i partiti. E una democrazia rappresentativa come l'Italia, non lo è neanche in forma diretta, perché scelgono loro, chi può rappresentarti, e non lo scegli tu. Quindi che cazzo vai a votare a fare? Io dico, se non voti Movimento 5 Stelle non ti alzare neanche a votare. Perché loro scelgono chi si può candidare a rappresentarti e poi magari lo sostituiscono, come è successo con Renzi, che ci doveva stare Letta, anche se Letta l'hanno scelto fra di loro. E vabbè, è un casino. Ciao.